collettivo Malelingue di Teramo. Siamo davanti allo striscione del CAV dell'Aquila. Noi siamo qua a portarvi oggi la nostra esperienza di territorio, che purtroppo non è come quella qui all'Aquila. Il CAV, il centro antiviolenza a Teramo, è un centro antiviolenza gestito dalla provincia di Teramo. Esiste da diversi anni, purtroppo però non si vede perché la sua presenza è totalmente impalpabile. Ci sono arrivate tantissime segnalazioni di compagne e sorelle che hanno provato più e più volte a chiamare questo centro antiviolenza senza avere risposta, e chi si è rivolta a questo CAV ha avuto una solidarietà, un'assistenza del tutto insufficiente. Ecco, questo ci fa partire subito da una riflessione, da un pensiero. Il CAV non è uno spazio neutro. Il CAV, i centri antiviolenza, sono nati grazie alle lotte femministe e tali devono rimanere. Noi ci posizioniamo, il CAV si deve posizionare in questo senso. Non è possibile che un CAV sia solamente un ufficio come tanti altri all'interno della provincia di Teramo. Non è possibile che un CAV sia un qualsiasi ufficio per le imposte. Noi vogliamo un CAV che sia efficiente, che sia laico, perché vi raccontiamo anche questa cosa: i percorsi di fuoriuscita dalla violenza proposti dal CAV di Teramo sono percorsi laico, e deve proporre dei percorsi di autodeterminazione. Perché un CAV non è solamente non deve essere solamente uno spazio per l'emergenza, ma deve fornire dei percorsi di costruzione. Non è uno spazio paternalista dove ti deve dire come ti devi comportare, ma deve essere uno strumento per poter scegliere la tua vita, per poter scegliere il tuo percorso. Noi vogliamo un CAV che sia femminista, che sia transfemminista, perché il CAV deve essere in questo modo o non lo è. Appunto, come dicevo prima, la stessa cosa, questa neutralizzazione degli spazi che sono femministi accompagna anche altri luoghi come i consultori. E per come la vediamo noi, questa neutralizzazione, questo togliere la politica da questi spazi, è una delle tante microaggressioni che fa la nostra che fa la repressione, che nel nostro territorio si fa sentire feroce, potente, prepotente. A Giulianova abbiamo uno spazio che si chiama il Campetto Occupato, che molti e molte di voi hanno percorso, hanno attraversato. Ebbene, un compagno di quello spazio adesso probabilmente sarà sottoposto a sorveglianza speciale, e per questo motivo noi gli offriamo tutta la nostra solidarietà, perché gli spazi sono di tutte e tutti. C'è bisogno di percorsi dal basso e non può essere possibile una repressione. Noi vogliamo tutto, noi ci riprendiamo tutto. Noi vogliamo un CAV e un consultorio che sia transfemminista. Noi vogliamo degli spazi che siano...